stiamo percependo che il mondo cambia, stiamo percependo che anche l'incontrarsi, il parlarsi non può avere più soltanto i linguaggi di cui fino ad oggi siamo vissuti e che fino ad oggi hanno intessuto il meeting. Stiamo addentrandoci in forme nuove, in possibilità di incontri nuovi. Siamo dentro un percorso, forse molte cose ancora non sono definite. Il meeting 2018 vuole essere l'occasione per verificare queste novità di spazi, queste novità di luoghi che dentro il meeting si incontreranno. Chi quest'anno viene al meeting troverà ancora una volta una piazza dentro cui vivere, ma troverà una piazza, noi speriamo, cambiata, nuova. Il lavoro, il bisogno di guardare alla propria storia, anche al passato, a certi anni che ci hanno segnato, come per esempio il 68, riguardare insieme queste questioni, riguardare insieme questi temi, quello che ci fa tanta paura, perché oggi noi siamo molto presi dalla paura, dove stiamo andando, questa terza guerra mondiale che incombe, le migrazioni, chi sono questi uomini con i quali ormai siamo chiamati a convivere e a condividere la vita. E queste grandi sfide che Papa Francesco ci sta lanciando, dove ci stanno portando? Che cos'è questo nuovo mondo verso cui dobbiamo andare con la coscienza che il nuovo non è ostile? Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice. È il titolo del Meeting 2018. Oggi il desiderio di cambiare la storia, prossima, la storia grande, è forte in tutti, perché la percezione che tante cose non vadano è grande. Ma il meeting di quest'anno vuole lanciare una sfida. Partiamo da quello che rende felice l'uomo. Partiamo dall'uomo, partiamo dal bisogno di felicità che l'uomo ha. Perché forse un uomo felice può cambiare la storia. Il meeting si muoverà dentro questo tema con il suo linguaggio, che è il linguaggio dell'incontro, il linguaggio del dialogo, il linguaggio del paragone e della valorizzazione di tutto e di tutti. È il linguaggio dell'amicizia tra i popoli. È una storia che va avanti, con cui quest'anno ci confronteremo e chiameremo tutti a confrontarci sulle grandi questioni che costruiscono la vita degli uomini. Quando l'abbiamo inventata, ormai quasi 40 anni fa, sembrava una cosa così distante, una cosa quasi romantica, questa amicizia tra i popoli. Oggi si capisce che cosa questo significa.